Amiche di Screen Week, amici di Screen Week, ma ciao e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Live Week. Qui su Instagram oggi con me ci saranno più ospiti e con loro parleremo di argomenti diversi. Nello specifico inizieremo con Matteo Marino, autore dei segreti di David Lynch e dei tre dizionari delle serie TV cult. E con lui parleremo appunto di serie TV e ovviamente anche di David Lynch. Dopo di lui arriveranno Tico e Sonia e con loro parleremo di Oscar. Come sappiamo, l'Academy ha deciso di cambiare temporaneamente le sue regole, mentre in tutto questo la catena di cinema AMC ha deciso di dichiarare guerra alle major e ad una in particolare. Concluderemo poi con due nuove uscite su Netflix, nello specifico Summertime e Hollywood. Detto questo, non mi resta che accogliere in questa diretta Matteo Marino, che penso sia arrivato, sto attendendo la sua richiesta. Qualche problema in questa live, però. E aspettiamo che arrivi, ripeto, Matteo Marino, che è autore, grande conoscitore, espertissimo di David Lynch, e anche autore dei tre dizionari delle serie TV cult. Ciao Matteo! Ciao Filippo, piacere di sentirti. Anche per me è un grande piacere, ti ringrazio per aver accettato il mio invito, oltretutto, dopo una bellissima chiacchierata che avevamo fatto, oddio non mi ricordo, un po' di tempo fa, sempre su David Lynch. Su Strade Perdute di David Lynch, vi invito anzi ad andare su Radio Screen Week a recuperare il nostro podcast. Matteo, io so che potrei anche sembrare la persona più banale del mondo, ma nel momento che ho in questa live l'autore dei dizionari delle serie TV cult, quale migliore occasione per parlare di serie TV? Ti chiedo scusa in anticipo perché Instagram è tiranno, quindi la nostra chiacchierata non potrà durare 80 ore come vorrei, ma dopo un'ora Instagram taglia in automatico tutto quanto, quindi... Tu lo sai che sono un po' prolisso, però cercherò di essere più puntuale. Ti cedo la parola. Abbiamo piattaforme di streaming, abbiamo un periodo in cui la prossima settimana, è vero, si allenterà il lockdown, ma non del tutto, quindi dei giorni da passare in casa in compagnia di serie TV e di streaming ne abbiamo. Cosa ci consigli? Cosa ci consigli di recuperare? Cosa possiamo vedere di nuovo invece? Vai! Ok, allora è una domanda che mi hanno fatto spesso, un sacco di messaggi, cosa mi vedo adesso? Anche mia mamma mi ha fatto vedere tutte le regole del diritto perfetto, per esempio, e visto che ho una pessima memoria ho scritto dei libri dove ho detto perché mi piacciono determinate serie, e l'ultimo uscito che è, diciamo, delle serie TV cult, il terzo, che è questo qua, e io da questo partirei intanto per alcuni consigli, ovviamente non tutti quelli che stanno qua, anche se io ve li consiglio tutte le serie che sono qua. E questo dizionario è strutturato in maniera che sono approfondimenti delle varie serie TV, ma anche consigli di visione, perché ci sono gli spoiler segnalati. Quindi senza spoiler, adesso vi vado a suggerire qualcuna delle serie TV che potete abbastanza facilmente trovare in streaming adesso. Allora, per esempio, sfogliando, la prima che mi viene in mente è una che magari non è super conosciutissima, ma è meravigliosa, che è Brooklyn Nine-Nine. Cavolo, questa la conosco e mi piace tantissimo. Perché la consiglieresti? Allora, innanzitutto è una sitcom particolare, è un procedurale poliziesco a sitcom, e già questo è particolare, strano, perché i creatori vengono da altre serie fantastiche tipo The Office e Parks and Recreations, e inoltre è una di la prima volta che io l'ho vista, mi sembrava di vedere una vecchia sitcom di quelle che davano su, che ne so, Odeon TV, Tele Monte Carlo, perché c'ha questa qualità quasi, diciamo, classica, che è particolare, strana. Andando avanti però nella visione ci accorgiamo che assolutamente non è così, non potrebbe essere che una sitcom nata oggi. Questo soprattutto per via dei personaggi che la animano, che sono dei personaggi, per esempio faccio un esempio, il capitano di polizia è nero,
e omosessuale. Ci sono due donne latine protagoniste, cosa assolutamente diciamo inconsueta per una serie americana, tant'è vero che le due attrici che erano in lizza per il provino, quando hanno saputo che l'altra aveva ottenuto la parte, si sono messe a piangere perché pensavano: ok, una donna latina, quindi per me non ci sarà più spazio nella serie, sono contento per lei, sono contenta per lei però. Invece sono state diciamo entrambe assunte, diciamo, e quindi le vediamo tutte e due. E, è una serie che fa molto ridere, è Vero. una serie che diciamo il cui marchio, dico nel dizionario, è il cazzeggio di gruppo. In che senso? Nel senso che allora, è una sitcom da posto di lavoro. Quindi non ci sono non, al centro non ci sono tanto i casi, che comunque ci sono, ma non sono centrali, ma proprio il rapporto tra i vari personaggi e tutta la, diciamo, i giochi tra loro, il linguaggio di gruppo che crea comunità, che crea affiatamento. E quindi il cazzeggio, è proprio quella cosa che consente al gruppo di cementarsi, di evolvere, e quindi nel momento in cui poi bisogna veramente impegnarsi perché c'è il ladro, l'omicidio, eccetera, eccetera, tutti conoscono bene come tutti si comportano perché hanno giocato prima di lavorare. E quindi questa cosa è molto interessante e funziona. Un'altra cosa che funziona molto di questa serie è il fatto che le relazioni tra i personaggi, non, che sono ovviamente dei personaggi un po' sopra le righe, tuttavia le relazioni hanno un'evoluzione molto realistica. E questa cosa nel lungo andare ti prende completamente, quindi tu la vedi sia perché fa ridere molto, sia perché i personaggi non diventano mai, partono macchietta ma diventano sempre più complessi, sempre più interessanti, cominci a conoscerli. E addirittura nell'episodio 100 c'è un colpo di scena, ovviamente non vi dico chi è il personaggio, che dichiarerà la sua bisessualità. E quindi un'altra inclusione che compare in questa serie già molto inclusiva. E poi fa molto ridere, vi faccio un esempio. C'è una gag ricorrente, Jake Peralta, che è il detective migliore del dipartimento, ma è anche il più cazzone, praticamente approfitta dell'ultima battuta di qualsiasi personaggio, compreso il capitano, per dire: questo è il titolo del tuo video porno. E faccio un esempio, c'è un'altra gag ricorrente che è ogni Halloween viene messo in palio una targa chiamata del miglior detective barra genio, e verrà presa da chi riesce a ottenerla, prenderla e tenerla fino a mezzanotte. E quindi si creano delle squadre, si crea un macello in questo gioco che fanno proprio all'interno del dipartimento. Invece di venire licenziati, partecipa pure il capitano. E sono tutti molto competitivi. E quando finalmente riesce a prendere la fidanzata di Jackie Peralta, lei fa: ecco, questa l'ho tirata fuori solo per sbattervela in faccia. E Jack Pratt dice: questo è il titolo del tuo video porno. Il porno. L'ho tirata fuori. E un'altra cosa, un'altra curiosità di questa serie è che finisce sempre con due strane case di produzione. Una è Frenulon e l'altra dice: Not a Doctor. Nota doctor, è vero. Esatto. E io mi sono domandato: ma che caspita significa? Faccio un po' di hype, lo trovate spiegato qui. No. Va bene, li abbiamo lasciati proprio così. Comunque sono d'accordissimo con te. Questa la conosco, la seguo, si trova su Netflix, oltretutto, ricordiamolo. Con cosa vorresti proseguire? Cosa da vedere, per esempio, in questi giorni? Sempre sfogliando. Ricordandoti, scusa se ti interrompo, che Quanto so? no, voglio conservarmi del tempo anche per parlare di una bellissima iniziativa a cui Tu hai quando dato hai vita. interrompimi e parliamo di quello. Io potrei continuare come sai anche per un'ora, così, quindi tu interrompimi. Ok, vai. Cercherò di essere più sintetico. Allora, l'altra è La fantastica signora Maisel, che si trova su Amazon Prime, ed è una serie, anche questa, molto divertente, e è firmata da Amy Sherman-Palladino, che è
collega ha creato una mamma per amica, che se dico una mamma per amica, metà degli ascoltatori si mettono le mani nei capelli perché questo titolo è un po' obbrobrioso italiano, Gilmore Girls in originale, quando invece chi la conosce sa che è una delle serie con i dialoghi più brillanti che possano esistere. E una delle caratteristiche è che sono dialoghi che vanno a 100 all'ora, tant'è vero che le sceneggiature di Una mamma per amica erano dei tomi così e dovevano stare entro 45 minuti e quindi l'attrice protagonista soprattutto cominciava a dire le battute a raffica e questa cosa è diventata un marchio di questa sceneggiatrice molto molto brava. È una serie ambientata negli anni 50, caratteristica che la protagonista è una stand-up comedian degli anni 50, inventata, ma ricalcata sul padre di Amy, che era Don Sherman, che era un comico proprio in quegli anni e che, trivia, è anche il barista Andy di Rocky. È lo stesso Vedi, attore. non lo sapevo, Lo questo non lo sapevo. conosciamo così, quindi è dedicata a lui, lui non c'è più, e lei dice: finalmente ho fatto una serie su mio papà, facendolo interpretare a una donna brillante, intelligente, con delle belle tette. Tette in su, infatti, è una delle battute, delle catchphrase della serie, e quindi è. Nel libro ho diciamo, chiesto a una stand-up comedian italiana, Tiziana Cardella, di scrivermi il capitolo su di lei, perché chi meglio di una appunto stand-up comedian italiana può scrivere di una stand-up diciamo, di una serie che parla di stand-up comedy. Ovviamente nel momento in cui c'è lei sul palco diventa assolutamente elettrizzante, ma tutto ciò che gira intorno a questa donna è fantastico, ve la consiglio veramente caldamente. Sta su Amazon Prime, La fantastica signora Maisel. Oltretutto ha vinto premi su premi ed è veramente, veramente, veramente bella, bellissimi costumi anche, aggiungerei. Guarda, ti concedo veramente, perché poi voglio parlare alla fine di quest'altra cosa, proprio un minuto per dirne un'altra. Bene, allora, The Kingdom, Lars von Trier del 1994, sta su Amazon Prime, chi non l'ha vista la deve vedere immediatamente, parla dell'ospedale di Copenaghen, un ospedale in cui avvengono delle cose assurde, in cui c'è il dottore, il protagonista, il dottor Helmer, che sale sul tetto e dice: danesi, canaglie, pezzenti! E questa cosa viene più volte ripresa e andava in onda in prima serata in Danimarca negli anni 90, e quindi i danesi si sentivano sempre appellare così. Ha a che fare con fantasmi, ha qualcosa di molto Twin Peaksiano dentro, ovviamente, ed è girato in una maniera fantastica. È uno dei capolavori di Lars von Trier, diciamo. Quindi, se voi non l'avete vista, fatevi questo regalo. Mi sembra che su Amazon Prime ci sia solo la prima stagione, che comunque ha una sua chiusa che apre al futuro, e vedetela. Sì. Poi, Particolarmente guarda. fuori di testa, oltretutto, ed è stata più volte, io l'ho vista accostata ad un'altra serie che è Twin Peaks. E Sì. perché faccio questo collegamento? Perché, dai, Guarda, diccelo tu. te l'ho messa su un piatto Era proprio d'argento, servita su un piatto d'argento. non era preparato. Perché allora ho la fortuna di gestire la community più grande italiana di fan di David Lynch, grazie al sito davidlynch.it, collegato a una pagina Facebook con lo stesso nome e al gruppo Facebook che si chiama Twin Peaks Italia col trattino. Quando è cominciato il lockdown, ho pensato come fare per stare tutti insieme, anche distanti, per far passare un po' di tempo ai fan di David Lynch. Allora ho lanciato il rewatch di tutto Twin Peaks, poi quest'anno cade anche il trentennale, quindi stava proprio a fagiolo. E quindi su Twin Peaks Italia, il gruppo con il trattino
tra Twin Peaks e Italia, ogni sera alle 23 ci siamo rivisti tutte le prime due stagioni e ci siamo visti anche il film Fuoco cammina con me. Da lunedì invece partiremo con la terza stagione, che è l'ultima, un capolavoro di David Lynch. È stata un'esperienza meravigliosa perché facciamo dei commenti live ogni sera vedendoci l'episodio e si scoprono, anche se è l'ennesima volta che vediamo questa serie, delle chicche, delle teorie, anche semplicemente ridiamo insieme. Mi hanno scritto delle cose molto belle del tipo il lockdown alle 23 praticamente ogni sera finisce perché entriamo a Twin Peaks. Ecco, io sono molto contento di questo, ma sono io che ringrazio tutta la community che diciamo, ha preso la palla al balzo e ha fatto diventare questo rewatch un appuntamento veramente che io attendo con ansia perché mi diverto proprio. Oltretutto, se non ricordo male, oggi concludete Fuoco cammina con me. Cioè, Esatto, la oggi. parte conclusiva di Fuoco cammina con me. Io vorrei parlare un po' di questo film, che è un film che personalmente adoro, non ti nascondo che penso sia il film più inquietante che abbia mai visto in vita mia. Tuttora non riesco a vederlo, cioè, da solo, se sono da solo e lo guardo regolarmente perché lo adoro. Ci sono sequenze come per esempio il sogno di Laura che inizia con il quadro appeso sul muro che mi fa venire veramente, cioè è un incubo ad occhi aperti. Mike, l'uomo senza un braccio che insegue col camioncino Laura e il padre nella macchina e gli urla cose mentre loro sono bloccati da un camion pieno di tronchi, è stupendo. Un film che al tempo non è stato capito. Allora, Perché, secondo te? innanzitutto è un film che all'epoca diciamo, è stato molto tagliato. Infatti noi ci guardiamo ogni sera anche i Missing Pieces, che sono le scene eliminate che sono tornate a Lynch soltanto a fine 2013, quindi nel 2014 sono uscite come contenuto a sé stante e sono, se non sbaglio, quasi 90 minuti di scene in più. Queste scene praticamente avrebbero aperto di più il film e fatto un po' più somigliare alla serie. Quando uscì invece il film era molto cupo perché si concentra, è un prequel, si concentra sugli ultimi 7 giorni di vita di Laura Palmer e quindi sappiamo che è, diciamo, è molto anche emotivamente. Quando uscì inoltre Twin Peaks, insomma la seconda stagione, la seconda parte della seconda stagione aveva infilato una serie di episodi poco felici perché era stato rivelato che aveva ucciso Laura Palmer, Lynch e Mark Frost si erano allontanati e la serie è andata un po' allo sbaraglio. Poi Lynch era tornato per il finale e aveva fatto un bellissimo finale. Le persone magari si attendevano un vero e proprio sequel, quindi tornare indietro forse le ha infastidite. Vederlo oggi senza quella aspettativa e con le scene anche in più è senz'altro un capolavoro. Infatti è stato rivalutato praticamente dalla maggior parte, dalla stragrande maggioranza dei critici e del pubblico. Alcuni mi scrivono che è il loro film preferito di Lynch addirittura. Quindi insomma, su davidlynch.it trovate anche una guida ai Missing Pieces, dove io praticamente mi diverto non solo a collocare questi pezzi all'interno del film, ma ho anche tradotto quelle scene che stanno nella sceneggiatura e che non sono state girate o non incluse nei Missing Pieces, e quindi sono altre scene in più, che ne so, c'è altre scene di Nadine, altre scene di Pete, eccetera, e quindi il mosaico si allarga veramente. Io dico che se fosse uscito oggi sarebbe stata un'ottima miniserie, perché sarebbe durata tipo 5 ore. Sì. E forse sarebbe stata più apprezzata e forse era molto avanti con i tempi, come al solito capita a Lynch. Quindi Lynch ha All'inizio. bisogno di magari più visioni per essere digerito. E io, insomma, è un film che consiglio assolutamente, ma per vederlo occorre aver visto le prime due stagioni perché si Bisogna, capisce sì. tutto meglio. Sì. Bisogna conoscere comunque l'universo che tenta di esplorare. Matteo. Io rimarrei ore veramente a parlare con te di serie TV di David Lynch. È Instagram che mi obbliga a salutarti.
Sei Si stato un taglia anche a fiume, noi? sei stato un fiume in piena, cioè veramente ci hai riempito di aneddoti, curiosità, consigli e spero di Anche questa, vedete, Westworld. Westworld. Magari ci rivedremo, guarda, prossimamente per parlare di altre serie, perché cioè, è un'ingiustizia interrompere adesso, però Instagram ce lo impone. Matteo, Stato un piacere. grazie, grazie mille e alla prossima. Voi continuate a seguirci perché ci sarà Tico con noi e parleremo di altre cose. Alla prossima, Ciao Matteo. Filippo, ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Voi continuate a seguirci perché sta arrivando Tico. Eccolo qua. Ciao, caro amico mio. Ciao, ciao figlio, come stai? Bene, Come va? Fammi togliere tu? innanzitutto tra poco Tico, perché Tico è arrivato. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Oggi non so perché sono convinto che sia venerdì, ma in realtà non è venerdì, quindi non so perché ho questa convinzione. Ormai più o meno ogni Però giorno della settimana è domenica, ma anche martedì, ma anche sabato, ma anche venerdì. sì. Poi Sono lo l'unico dico giorno della per chi settimana. magari. Sì, lo dico per chi magari, perché questa live poi sarà caricata anche sul nostro canale YouTube. Caro, non lo so, spettatore del futuro, tu ci starai guardando di sabato, ma questa live è stata registrata di giovedì. Amico mio, Ciao. io oggi sono qui per parlare con te di alcuni argomenti, di quella che è stata un po' la polemica, diciamo, della settimana. Una polemica importante anche perché riflette su quello che sarà anche il futuro dell'intrattenimento, il futuro del mondo della settima arte. È una cosa che poi si riallaccia anche agli Oscar 2021, che come sappiamo hanno cambiato le loro regole, quindi quest'anno ed era una cosa prevedibile perché i cinema sono chiusi. I film devono pur uscire e in qualche modo usciranno, però dobbiamo in qualche modo, cioè gli Oscar si devono adattare e hanno deciso quindi di ammettere film che non passeranno dalla sala, prima volta nella storia dell'Oscar, anche se c'è una clausola, cioè dovranno avere, mi viene da ridere perché dovranno avere una certificazione questi film, dovranno dimostrare quindi che dovevano avere una data di uscita. E dovranno avere una data di uscita, e poi il non passaggio nelle sale dovrà essere dimostrato come una sorta di intervento di emergenza. Cosa ne pensi di questa cosa, prima di tutto? Che era No, scontata, però gli no, Oscar si devono adattare. a parte che vedo delle domande di tale horror maniac day che sono quantomeno bizzarre, dire Sì, altro. il tuo film preferito con Valeria Marini, non lo so, Nessuno, se hai un film probabilmente. preferito con Valeria Marini. No, sicuramente no, Vabbè, ma puoi poi quella. ignorarle le No, domande, sì. caro. Vabbè, e allora mi fa molto ridere questa cosa tutta italiana del chiedere una certificazione. A, del fatto che non è uscito in sala, come se cioè, non fosse ovvio, e B, il motivo, come se non fosse anche quello piuttosto ovvio, no, nell'universo, qual è il motivo per cui non esce un film in sala. Quindi è una roba proprio dove non sanno come attaccarsi per, tipo, non lo so, svogliare la gente, o comunque gli artisti, a mandare i loro film in candidati. Non lo so, qual è il motivo per cui mi dici... Ehi, fammi sapere se il tuo film è uscito al cinema. No, erano chiusi, quindi che dove può essere uscito? Al cinema di che? Di quartiere? Che manco quello aperto, quindi. Quindi, Io non. onestamente, questa cosa, come detto dall'inizio, viene proprio da un... Cioè, era una cosa che prima o poi si sarebbe affrontata. E in questo modo è semplicemente arrivata come un cazzottone. Però fondamentalmente lo sapevamo che sarebbe arrivato questo momento. È arrivato tutto insieme, troppo di fretta, senza una transizione più normale, e adesso i nodi vengono al pettine, no? Come si direbbe, perché nessuno aveva mai affrontato il problema. Io mi ricordo, facemmo con Davide, con Della Casa, facemmo quella conferenza alla Casa del Cinema in Davide, cui si per chi non parlava. lo sapesse,
È il Vabbè, grande il direttore capo, di, il sì, grande di capo Screen di Week. Screen Week. Esatto. E lui fece questa conferenza con grandi distributori esercenti in cui si parlava, dobbiamo parlare, risolvere, però parliamo di quasi 2 anni fa. E quindi poi cosa è successo? Alla fine, come si usa fare quando le cose vanno più o meno bene, ma non troppo, si sopravvive, si resta a galla, e poi quando la barca invece... Ci sto a fare un sacco di metafore, forse la smetto, basta. Parlo con frasi vere, serie. Io ti amo come amo Diletta Leotta, questo è un'emozione grande, tu stai meglio, non credo, grazie, però io non ho foto online, quantomeno, quindi già è una grossa differenza. Mai dire mai, in Comunque, ogni mai caso. dire mai, sì, esatto. Quindi che ti devo dire? Io, se fossi un distributore, vorrei distribuire, se fossi un esercente vorrei esercere, no? Quindi ognuno cerca di esercitare. Quindi vorrei portare l'acqua al mio mulino, e l'acqua al mio mulino è diversa. Tutte queste cose che sto dicendo, acqua a mulino, che cosa? Io non ho mai parlato per frasi fatte, ora che schifo, Cioè, basta. che ho creato un mostro, cioè, non lo Hai creato so. una Vabbè, schifezza, esatto. comunque questa cosa si riallaccia ad una recente polemica che, vabbè, come sai, c'è stato un primo grande esperimento fatto dalla Universal che ha deciso di eliminare un'uscita cinematografica, mentre tante altre uscite cinematografiche sono state rimandate per causa di forza maggiore, perché le sale sono chiuse. La Universal ha deciso di sperimentare con un film di animazione, Trolls World Tour, che è stato distribuito direttamente in digitale con quello che si chiama Transactional Video on Demand, una cosa del genere. Sì, Transactional Video on Demand, che non è un video on demand Esatto. classico, ma è come andare al cinema e pagare un biglietto Fare il per il film. biglietto, È certo. stato, sì, fondamentalmente è quello, perché poi quando diventerà un video on demand classico, come quelli che abbiamo anche su altre piattaforme come Chili, su cui a sua volta c'è anche come si chiama? Trolls World Tour, penso che il prezzo verrà abbassato, però in questo caso è una cosa veramente sperimentale. Ha provato con questo film di animazione, a quanto pare è andata bene la cosa. Vi dico direttamente, è uscito il comunicato un po' qualche giorno fa, la Universal ha detto che si è sfiorato il tetto dei 100 milioni di dollari, questo a livello domestico, quindi in America, non abbiamo ancora i dati per il resto del mondo, e ha detto è stato un bel risultato, cavolo, anche oltre le nostre aspettative, tanto che il film a quanto pare si è rivelato anche più, è riuscito a generare più denaro Del rispetto al primo. primo capitolo. Qua però vanno anche calcolati altri diversi fattori. Per esempio, il film è costato di meno, la campagna marketing ovviamente si è concentrata sul digitale, quindi sono stati investiti meno soldi, ma soprattutto, a differenza delle sale, dove magari è una divisione sugli introiti del 50%, è diversa la divisione degli introiti su queste piattaforme digitali. Quindi, Esatto. un guadagno, anche se può sembrare, guardando i dati, che il film ha incassato meno del suo predecessore, il rapporto sembra che stia generando più denaro. Sono arrivate le dichiarazioni in cui, anzi, le leggo, i risultati di Trolls World Tour, queste dette da Jeff Shell della Universal, sono stati in grado di superare le nostre aspettative e hanno dimostrato la validità di uno strumento come il Premium Video on Demand. Nel momento in cui le sale riapriranno, ci aspettiamo di distribuire i nostri film su entrambi i canali. Questa cosa, ovviamente, già avevo letto titoli, io mi ricordo ancora un titolo su queste dichiarazioni che dicevano la Universal ha appena detto che le sale sono inutili. Perché effettivamente, magari presi dalla gioia, il messaggio che passava era questo. Subito è arrivata la AMC Theaters, la più grande, la più importante catena di cinema in America, che comprende anche UCI, che è italiana, che ha detto, va bene, se tu hai detto questo, io d'ora in poi boicotterò tutti i film della Universal in tutte le nostre sale. Cosa che ovviamente ha generato un piccolo caso, perché poi sono arrivate, cioè le dichiarazioni sono state ampliate, si è capito, ma io una cosa che ti devo dire sinceramente, era una cosa che avevo capito già da subito, perché ovviamente un film tipo Fast and Furious, tu non è che lo fai arrivare direttamente un transactional video on demand, ovviamente un premium video on demand, quello che è. Aspetti comunque che le sale riaprono, ci sono determinati film su cui si può sperimentare, per esempio la Warner lo farà con Scooby, che è sempre un film di animazione, però è anche vero che bisogna adattarsi ai tempi. E le cose cambieranno. Ci stiamo trovando di fronte ad uno scenario che magari sarebbe arrivato nel giro di 10 anni, e invece
È arrivato così all'improvviso perché siamo stati costretti da questa chiusura, da questo lockdown. Cosa pensi, degli effetti che avrà questa cosa nel futuro e di questa reazione, da un certo punto di vista spropositata che c'è stata? Allora, che, poi è un po' la domanda anche che faceva Chiara Guida, che saluto. Ciao Chiara, e tu da spettatore che Ciao Chiara. vorresti? Allora, in realtà è un po' un bivio perché io, per esempio, il cinema lo vivo, l'ho vissuto sempre di meno negli ultimi anni perché mentre c'è gente che va al cinema per, come prima scelta nel tempo libero, c'è gente che lo fa come ultima possibilità e si vede. E quindi non hai un'esperienza cinematografica piacevole perché la gente va al cinema come se stesse a casa propria. E quindi automaticamente sto a casa mia a vedermi il film. Quindi da spettatore a me dispiace poi vedere il cinema un po' così, privato del suo scopo principale, che è quello di far vedere i film, perché effettivamente vedere un film al cinema piuttosto che a casa è una cosa completamente diversa, e migliore. Senza questo non c'è proprio ombra di dubbio. Detto ciò, la comodità di stare a casa sapendo che se esci in una sala scarsamente igienizzata, scarsamente pulita, come erano le sale UCI, diciamoci la verità, le sale UCI a Roma quantomeno non sono sale degne di questo nome. Sporche, almeno quello sono stato io. Quindi, UCI Cinema Marconi ha chiuso. Però vabbè, magari per altri motivi, però erano proprio scadenti, il vetro spo, il vetro, scusami, Dio, non mi viene la parola, Schermo, lo schermo. sì, lo schermo sporco con le macchie. Ora, io spendo 10 euro, 11, 12, 13, a volte anche di più all'estero per avere un'esperienza del genere, non è bello. E spendo 10 a casa sul mio televisore ca carino, sul divano comodo, con i miei tempi, no? Quindi da una parte ti dico il cinema è fenomenale, fantastico, dall'altra dovrebbero essere un po' aggiornati proprio come fruizione. Cioè, alcuni cinema sono proprio brutti. E io non so se in America è uguale la cosa, non penso, perché lì il cinema è vissuto in maniera un po' diversa No, che, non penso. rispetto all'Italia. Quindi ti dico, a Roma non è che c'è questa qualità delle sale che mi spinge, quindi, gente che sgranocchia le noccioline. Accanto, se li porta da casa aprendo le buste, insomma, sono tutta una serie di cose che poi a me mi fanno pure passare la voglia, no? E spendo 11 euro per avere casino col bambino che piange perché non gliene frega un cazzo il film che sta vedendo. Questo poi è il senso, è che lo portano perché non hanno altro da fare, non sapevano come occupare quelle 3 ore. Questo vabbè, un po' trascende la mia opinione personale su tutto il sistema, trascende un po' dalla tua domanda. E rispetto alla tua domanda, bisogna fare di tutto per tenere questi posti di lavoro, perché poi parliamoci chiaro, dietro una sala cinematografica ci lavorano tantissime persone. E come ogni settore va preservato, perché non è un settore inutile, cioè come, non lo so, esistono settori inutili, boh, forse sì, quello che devia il traffico con le mani, magari quello è inutile, no? Tipo sui marciapiedi, in Giappone esiste questa figura. Quello è inutile, però il cinema non è un... il cinema non sono inutili, cioè i cinema sono importantissimi, perché l'esperienza che ti dà un cinema è una di quelle da brividi, ancora, no? Infatti io non vedo l'ora che arrivi ogni anno a Venezia per andare al cinema, a vedere i film al cinema in silenzio, con nessuno che parla. Questa cosa io al cinema con la gente non riesco più a viverla. Peccato che quest'anno mi sa che Venezia zompa, quantomeno Si farà. nel modo classico in cui ci sarà un fatto in maniera diversa. Quindi, che ne so, non c'è una risposta alla tua domanda, sicuramente a me, io se fossi... Oddio, c'è una risposta alla domanda. La risposta alla domanda è che quando Martin Scorsese dice questo non è cinema, no? Riferito ai film della Marvel, si rilascia tutto un po' a questo discorso, al fatto di Nolan che dice la sala cinematografica è meglio, non c'è paragone. Però se poi il film Trolls fa 100 milioni di dollari, allora forse ci sono due opzioni. Alcuni film vanno al cinema, altri film no. Alcuni film meritano di andare al cinema. Questo, Quindi che ne so, per esempio, ma questo Tenet, no? penso. Inception, Interstellar, lo vedo al cinema. Trolls, e non perché abbia un valore minore, proprio perché è un film con una fruizione più semplice, più immediata e che ti porta meno peso, perché magari di quei 100 milioni di dollari, quindi immagino 10 milioni di persone che l'hanno visto, 10 milioni comunque di acquisti, quei 10 milioni magari un milione non sarebbe andato proprio a vederlo al cinema quel film, e l'ha visto proprio perché stava a casa, di conseguenza uno potrebbe capire,
qua, vabbè, è tutto uno studio da fare. Quali sono i film da cinema? Quali sono i film da casa? Boh. Cioè, che poi viene Io fatto penso che da decenni, il direct to video è sempre stato fatto, cioè non è che mo è una novità, però. è sempre stato. Ovviamente in questo caso ci siamo trovati in una situazione di emergenza in cui film che non erano direct to video lo sono diventati in una maniera nuova, sperimentale. Però penso che tu hai detto una cosa giustissima, e che rispecchia anche quello che volevano dire queste dichiarazioni che hanno, secondo me, suscitato scalpore, magari perché è stato mal posto il concetto. Però questa situazione, ovviamente, si tratta di una situazione straordinaria, all'interno delle quali i film devono uscire, perché sennò ci troviamo di fronte ad un sovraffollamento di pellicole che dovranno uscire tutte nello stesso periodo. Quindi una soluzione bisogna trovarla. Si scelgono poi ovviamente titoli che possono funzionare. Trolls World Tour è stato l'esperimento che ha lanciato tutto, ma non per niente la Warner Bros. Ha puntato la stessa cosa e l'ha fatto con un altro film di animazione, perché magari un film di animazione è proprio per le famiglie che in questo momento sono chiuse dentro casa e si vogliono guardare un film con i figli, con, non lo so, gli amici della settimana prossima che si potranno invitare, tutto il resto. Ma è ovvio che ci sono pellicole che verranno sempre prese in considerazione per la sala e non salteranno, ad altre che magari si inizieranno a fare due calcoli, a capire cosa mi conviene di più. Che poi parliamoci chiaro, le major già lo facevano prima, quando c'era Netflix, e magari davano delle pellicole, le facevano più uscire in sala e le distribuivano direttamente su Netflix, quando inizialmente era prevista Esatto. la distribuzione nelle sale. Ma Ci esempio sono dei Cloverfield è un esempio lampante. Cloverfield Paradox, anche se comunque in questo caso c'è anche da dire che Netflix diventava un po' il paracadute per i possibili flop. In questo caso Netflix veniva preso in questo modo, perché magari si erano fatti due calcoli, magari avevano previsto un flop oppure degli incassi bassi con Netflix, e l'hanno venduto direttamente, sono rientrati nelle spese, è andato bene, sta cosa ha accontentato tutti, perché poi Netflix lo trasforma in un evento in automatico, quindi sono contenti tutti quanti. Però sì, ci sono cose che si dovranno valutare. Per esempio, prima avevo letto l'esempio di Artemis Fowl, la Disney lo farà di brutto in questo momento, perché la Disney si è trovata di fronte allo stesso bivio, cioè c'è un sovraffollamento di film che dovranno arrivare nelle sale e qualcuno per forza deve saltare. È l'unica via d'uscita, è questa. La Disney poi c'ha la sua piattaforma, quindi che gliene frega, la mette direttamente su Disney Plus. Esatto. Però c'è una. Allora, che faccio? Scrivo pensando di fare un film al cinema. No, scrivi pensando di fare un film che Beh. piaccia alla gente, sostanzialmente. Questo è, penso. A parte scrivi un film per te, perché i film la gente li scrive per qualcosa che piace a loro, non perché devi piacere agli altri. Non è che tu devi pensare in quel senso. Tu scrivi quello che ti piace, lo scrivi e quello che esce, esce. Ma poi Mi era è capitato prima un un'opinione, esempio. non è una certezza la mia, insomma, non è che c'è una. No, ovviamente no. Cioè, contate che questo è veramente stiamo vivendo un momento che ci sta cambiando proprio così, in diretta, Eh sì. dal vivo. Quindi vedremo cosa succederà. Prima proprio di iniziare questa live, quindi non l'ho approfondito benissimo, però per esempio in America si sta facendo anche un'altra cosa che è molto interessante, ed è una cosa che riguarda le piccole sale e le piccole distribuzioni, quelle dei film indipendenti, che hanno praticamente creato dei cinema virtuali all'interno delle, cioè sostenendosi a vicenda. Quindi la distribuzione riesce a distribuire il suo film in un cinema virtuale che fa comunque riferimento ad un reale cinema americano, che ha una sua pagina, una sua landing page dove vedere il film come se fosse una piattaforma di streaming. In questo modo i cinema riescono anche a sopravvivere, però lo puoi fare soltanto se sei una piccola distribuzione o un piccolo cinema. Però è un esperimento molto interessante questo, non so se lo pensi anche tu. Mi sono perso il pezzo e mezzo perché sei Sono sparito. saltato? Sì, ho Sono capito solo sparito. Bene. piattaforma come se fosse un cinema dove mettevi i film on demand. Allora, sono piccole distribuzioni che collaborano Ok. con piccoli cinema per distribuire i loro film in sale virtuali che però corrispondono, cioè rispondono ai cinema, ai reali piccoli cinema di queste città Ok. Ok. americane, e loro ci guadagnano. Se tu prenoti il biglietto in questo cinema virtuale, dai soldi al cinema. Ed è un esperimento molto interessante, lo devo approfondire, mi è capitato, però è una cosa che si può fare con le piccole realtà. Cioè, qui è un sistema che cerca di sopravvivere, piccoli cinema, e
piccole case di produzione e distribuzione. Guarda, questo sarà il periodo delle grandi idee, come delle idee del cavolo, insomma. Le grandi idee spero che torneranno in voga. Per esempio, ho sentito l'idea di fare i concerti in drive-in, no? Cioè, mentre per il cinema può funzionare perché c'è una distribuzione di persone che è, non so, 100, un concerto di 100 persone, appunto, a meno che non sia effettivamente un mini concerto di un gruppo magari famoso nel quartiere, basta. Cioè, oltre a quello. Per esempio, la cosa che esce dal cinema però è relativa comunque agli eventi di massa. Sono andato a fare una specie di sopralluogo stamattina, tanto sono uscito dopo 2 mesi, è stato un evento abbastanza sensazionale. E si pensava con questa realtà romana dove si vogliono fare dei concerti all'aperto, si facevano concerti all'aperto, vogliono praticamente fare il concerto nella sala all'interno di questo posto, registrarlo e mandarlo in live streaming con le camere a un proiettore fuori, con la gente che beve e mangia e poi in diretta anche su YouTube. Cioè, è una cosa che fino a 4 mesi fa, se la dicevi a qualcuno, diceva: ma che stai a dire? Ma come ti viene in mente una cosa del genere, no? E adesso invece è un'opzione molto, molto, molto probabile. È un Quindi periodo, sì, in cui ci dobbiamo adattare. La fase 2 non è solo dell'epidemia, la fase 2 è proprio della vita, perché noi non sappiamo Della manco vita. che succede dopo, quindi tutte idee sono buone e sbagliate. E vedremo, insomma, quindi Lo non c'è una risposta scopriremo. giusta, ci sono solo opinioni, però se non si mettono insieme, non si mettono d'accordo, è dura, cioè se cominciano a litigare dopo un mese, tra l'altro non è che hanno litigato Peppino e io e te. Hanno litigato il CEO della Universal con la più No, grande no. catena di cinema d'America, insomma, cioè. Si troverà un accordo, penso. Amico mio, mi tocca proprio tagliare il discorso perché oggi stiamo Vai tranquillo, sforando. vai tranquillo. Buon weekend lungo, buon Anche a 1º maggio, te, qualsiasi anche a cosa, e ci te. vediamo la prossima settimana. Voi continuate a seguirci Ciao a perché tra un tutti. po' ci sarà Sonia. Ciao, Tico. Ciao, grazie. Ciao, caro, ciao. Allora, tra poco ci sarà Sonia. Si sta connettendo, io intanto stacco la musica. Ciao cara, ti piace Ma questa mi canzone? piaceva! Purtroppo la dobbiamo togliere perché serve solo per gli stacchetti. Oggi, come va? Innanzitutto, stiamo proprio sforando di brutto. Oggi non riesco a tenere i miei ospiti. A te ti devo tenere, cioè, perché poi ci taglia Instagram. Come va? Vabbè, ci abbiamo un quarto d'ora, dai, su, quarto d'ora Sì. spiccio. Bah, oggi giornata grigia, di pioggia, umore nero, non mi dire niente. Ciao Vabbè, stai a Francesco, Londra, dai. cioè, io so, qui c'è Ho sole, visto, ho visto. tutto tranquillo, sì, no, va bene, cioè, giornata tranquilla, domani è 1º maggio, lo dico ancora per te, caro pubblico che ci stai seguendo in questo momento su YouTube, perché la live la caricherò sabato, quindi tu, spettatore del futuro che ci stai guardando in questo momento, no, oggi è giovedì da queste parti. Comunque, Aspetta, mi hanno Sonia. detto una cosa bellissima. Come faccio a far innamorare una ragazza di me? Cucciolo! L'amore purtroppo è una di quelle Sii te cose stesso. come... Madonna, Filippo. Io Sii te stavo per stesso. citare il genio di Aladdin. Purtroppo l'amore è una di quelle cose in cui la magia neanche può fare effetto. Cerca di essere te stesso, cerca di capire cosa le piace, magari se hai qualche interesse in comune, fai perno su quello e parlaci tanto. Tanto. Sii te stesso e se non ti piace per quello che sei, non ti merita. Esatto. Ok, va bene. Detto questo, Sonia, con te io volevo parlare. Innanzitutto abbiamo detto che questo è un periodo di cambiamento, è un cambiamento che sta anche influendo sul tuo lavoro e ne parleremo di questo, perché mi piace, trovo molto interessante anche come tutto il mondo si stia adattando a quello che sta succedendo. Ma abbiamo anche
due nuove serie, che una mi sa che ha già fatto il suo debutto su Netflix e un'altra invece arriverà domani, per te spettatore del futuro invece è stato ieri. Magari l'hai già Quindi finita, pensa. magari è già finita, che ne sai? Dici, com'è il futuro? È bello? Tu che stai guardando di sabato questa live. Il futuro credo che sia meraviglioso, cioè, no, non può che essere bello, pensaci, cioè, non può che No, essere guarda. bello. Avete visto che abbiamo sfondato i maroni per 3.000 live, invece oggi siamo speranzosi fino all'inverosimile. Oggi va tutto bene, tutto bellissimo. Comunque sto parlando di Summertime e di Hollywood, di quale ci vuoi parlare per prima? E soprattutto, guarda, io ho Hollywood una voglia matta di vederla, Summertime un po' meno. La sfida è convincimi a vedere Summertime. Ce la fai? Allora, sono due prodotti completamente differenti. Visto che hai citato per primo Summertime, ti dico sì, vedila, perché prima di tutto è un prodotto che di solito siamo abituati a ricevere dall'estero. America, Inghilterra, sfornano tantissime di questi teen drama, che bene o male ci vediamo tutti, soprattutto perché sono prodotti esteri, c'è poco da fare. Cioè, anche lo stesso Elite, che adesso sta, insomma, andando fortissimo, è comunque molto molto nettamente inferiore a Summertime, però sta avendo successo e ci rivediamo. Questo è un prodotto tutto italiano con grandissime maestranze dietro, c'è una regia di Lorenzo Sportiello molto molto curata, davvero la regia, la fotografia e la scenografia sono le cose più belle di Summertime. Vediamo queste carrellate sulla Riviera Romagnola, sulla costiera adriatica, molto molto curate, molto belle, e poi c'è un'attenzione ai dettagli veramente da regia esperta. La storia è quella che dovrebbe essere un pochino ispirata da un libro famoso di Moccia, Tre metri sopra il cielo, ma in realtà non c'è granché di questo Tre metri sopra il cielo, è una storia proprio new, secondo me. Ci sono questi protagonisti che sono un gruppo di ragazzi, fra i due c'è Summer e Ale Alba, che si incontrano e ovviamente si innamorano. Nel frattempo intorno c'è tutto il circuito di amici capillari e si vive questa estate che è una di quelle estati che in realtà poi ti cambia tutta la vita. Ognuno di noi ci ha avuto un'estate così, quindi è molto bella, è molto fresca, è molto leggera, c'ha una colonna sonora pazzesca fatta di questi artisti che stanno andando tantissimo adesso. C'è Giorgio Poi che ha curato le musiche, c'è la Michelin, c'è Achille Lauro, insomma c'è Fra Quintale, sono molto ritmate, molto carine, però poi ci stanno anche incursioni di un certo tipo, come Cole Porter, questa roba qui. Ora, è una serie molto leggera, molto molto così, te la metti, la guardi, ti fai due risate, ti ricordi com'era essere adolescenti, però la cosa molto bella è che in realtà parla di ragazzi normali. Cioè, non ci sono questi drammi da droga, alcol, le turbe con i genitori. Cioè, in realtà è un'adolescenza sana, cioè molto normale come può aver avuto la maggior parte di noi, capisci? Quindi è molto reale, è molto vera e questo è molto molto bello, perché non necessariamente quando si parla di adolescenti bisogna parlare di conflitti, no? Cioè, c'è anche chi è molto normale, cerca di affrontare la vita e quelle che sono le esperienze. Questo è un punto a favore. Quasi quasi do una chance a questa serie, ma invece quella che attendo più di tutti, che arriva domani, è Hollywood. Che mi dici? Com'è? La devo vedere? Lo E tu, spettatore spettatore del futuro, l'hai già vista? è un capolavoro e lo spettatore del futuro sarà d'accordo con me. Ho letto che ha diviso molto come serie, perché è molto politically incorrect. Cioè, nel senso, è la storia l'abbiamo detta, la serie è creata da Ryan Murphy, ne abbiamo parlato a fondo l'altra volta, creatore di American Horror Story, The Politician. Infatti in questa serie ricorrono alcuni attori che lui ha usato per The Politician. Oltretutto hanno già finito di girarla la seconda stagione, quindi credo sarà una delle poche serie che si è salvata dal Covid. E parla di una Hollywood, della nascita di Hollywood degli anni 50, in cui c'erano dei tabù enormi, tra cui una ragazza di colore protagonista di un film non si era mai vista, nel senso che la ragazza di colore faceva o la serva nei film o faceva giustamente l'unica rappresentante era Mammy di Via Col Vento. Questa è una serie che parla di sogni, parla di passioni, parla dell'industria cinematografica come non l'abbiamo mai vista. Cioè,
i lati oscuri anche di quello che è essere una celebrity, ma anche diventare una celebrity a Hollywood in quella che era poi l'era d'oro. E riscrive anche la storia, quindi potrebbe essere il Bastardi senza gloria di Ryan Murphy. Ah, vedi, questo non lo sapevo. Senza fare spoiler, è difficilissimo non fare spoiler, però è la sua personale interpretazione di e se fosse andata in questo modo? Alcuni dei personaggi di Hollywood sono presi poi da personaggi reali, cioè c'è un ragazzo, un attore, che credo sia a una delle sue prime esperienze, che è J.P. King, che fa Rock Hudson. Ora, Rock Hudson, noi che siamo cresciuti tra gli anni 80 e 90, sappiamo benissimo che è morta di AIDS, è stata la prima celebrity a morire di AIDS, e che era gay. Ma lui ha passato tutta la sua carriera e tutta la sua vita a nasconderlo, perché se no non avrebbe mai lavorato a Hollywood, e lui è stato il re delle commedie romantiche, cioè una cosa assurda questa. Quindi è una serie che parla molto di ingiustizia, parla di sogni, parla di passioni, parla di coraggio, di donne al potere e di lati insomma, che magari la maggior parte di noi ignora completamente, su quelle che sono state e che tuttora sono le dinamiche di Hollywood. C'è un ruolo che interpreta Jim Parsons, ovvero il nostro Big Bang Theory, il nostro Sheldon Cooper, fa questo produttore di Hollywood realmente esistito, e io credo che quest'altro si prenderà un Golden Globe per forza, cioè, perché lui è eccezionale. Sono tutti bravissimi, sono tutti bravi. C'è un regista, ci sono due attori, ci sono due attrici, c'è una produttrice che sale al potere, c'è un produttore che è, perdonatemi, lo leggo perché non mi ricordo il nome, Joe Mantello, che è un attore straordinario, che ha un po' sacrificato la sua carriera da attore per fare il regista di Broadway, ma ci sono dei personaggi pazzeschi, veramente meravigliosi. C'è Darren Criss, che è nato da Glee, ma che è un patito di musical, perché ci sono delle incursioni, però è una roba che non avete idea. Sono 7 episodi, piangerete tanto e vi emozionerete come non mai. Io penso, cioè, già la volevo vedere questa serie, perché cioè, già soltanto vedere il trailer mi aveva proprio riportato alla mente proprio la nascita del mito di Hollywood, che poi è quello che racconta, e come tu mi hai confermato, ma erano anche dichiarazioni di Ryan Murphy, il fatto, sì, poi ho messo un timer, però abbiamo ancora qualche minuto, il timer io lo metto con un po' di anticipo, il fatto che lui ci volesse anche dimostrare che o prima o dopo, cioè Hollywood non è cambiata tantissimo, tranne ovviamente per quelle questioni che hai citato all'inizio di attori o attrici di colore nei film, censura magari che c'era all'epoca e adesso non c'è più fortunatamente, attori che non potevano ammettere pubblicamente la loro omosessualità, ce ne sono stati tantissimi, ci sono ambienti, per esempio, se tu ci pensi, ci sono ambienti in cui tuttora cioè, non si può ammettere la propria... Cioè, ci avete mai pensato, qua, è possibile proprio statisticamente che nel mondo del calcio non ci sia un solo calciatore gay? Cioè, è una cosa... Parlando del rugby? Sì! E poi, soprattutto cinematograficamente parlando, ci sono attori che purtroppo, una volta fatto coming out, si sono completamente tagliati le gambe da soli. Cioè, pensiamo a Rupert Everett. Rupert Everett è stato il re della commedia negli anni 90, romantica, ha fatto coming out, ha smesso di lavorare completamente, cioè non gli è stata più data possibilità. Poi ci sono anche quei casi tipo Neil Patrick Harris, che in realtà insomma, è sposato, ha dei bambini con un altro uomo apertamente gay, però riesce a fare tutto. Quindi secondo me... E soprattutto... fa anche ruoli etero, che c'è anche una sorta di discriminazione da questo punto di vista. Certo. Rupert Everett è tornato a lavorare soltanto per dei ruoli in cui poi interpretava l'omosessuale. Invece Neil Patrick Harris o Luke Evans, insomma, sono maschi, riescono, come giusto che sia, essendo un artista, non dovrebbe pregiudicare il tuo orientamento sessuale. Infatti. Però credo sia una casta anche dietro a queste decisioni. Cioè, una questione di simpatie, cioè perché uno lavora e l'altro no, perché uno è più vero come etero e l'altro no.
E questo Hollywood lo fa vedere molto bene, fa vedere soprattutto poi i vizi che c'erano, e sono vizi abbastanza loschi. Ecco. Posso solo immaginare, sono però lo vedrò. Lo vedrò. Voglio... Camille Washington, la ragazza poi di colore che è una delle protagoniste, è Laura Harrier, che è colei di Spider-Man Homecoming e di Black Casman. Io non avevo idea che fosse così grande, perché in Spider-Man sembra una ragazzina, c'ha 30 anni, cioè, una roba assurda. Beata lei, abbiamo pochi minuti, sì. Mi interessa, te l'avevo chiesto anche in chat prima, abbiamo parlato di come il cinema sta cambiando, di come questo periodo ci sta proprio imponendo dei cambiamenti drastici, e anche il tuo lavoro, quello di moltissimi giornalisti, sta cambiando. Tu per esempio hai fatto, non so se sono i primi, però comunque rientrano tra le prime esperienze in questo senso di junket virtuali. Com'è? Cosa... È strano, seppur da una parte comodo, perché comunque vedi film a casa in anteprima, poi ti vesti a metà, ti trucchi e fai le interviste, si perde completamente l'aspetto umano. Cioè, oppure basta un ritardo di 5 minuti e magari un talent, cioè devi fare un talent ti salta. Cioè, c'è l'interazione, quella magia che poi fa la base del nostro lavoro, che si perde completamente, l'audio è in ritardo, è tutto molto meccanico. Certo, ben venga, meno male, meglio questo di niente, sono felicissima di aver ricominciato a lavorare, però è tutto molto molto strano, moltissimo. Oltretutto poi, Filippo, entri dentro casa di questi talent che tu dici, madonna, c'è chi fa il regista, chi fa l'attore, no? Tu cerchi di trovarti l'angolino di casa più adatto, e poi invece c'è chi chi ti fa l'intervista dalla cucina con la moglie che gira dietro, senza microfono. Cioè, tu dici, madonna, sono tetti ai lavori, dovrebbero un minimo, no? E invece no, quindi li entri dentro casa, quindi c'è chi è spettinato. Non so dirti, però è tutto molto... Se da una parte abbatte la barriera della privacy completamente, dall'altra però... manca tutto l'aspetto umano, quindi è tutto molto molto meccanico, molto strano, ecco. Pensi però... che potrebbe diventare una lezione per il futuro anche, si potranno unire le cose? Potrebbe. Perché la riflessione, per esempio, sulla distribuzione dei film nelle sale adesso è questa, cioè si abbandonerà completamente questa nuova via, oppure si useranno tutte e due nel momento in cui ci sarà il cosiddetto libera tutti che stiamo attendendo, che non arriverà per il momento comunque. No. Guarda, secondo me ci sono dei lati molto positivi di questo aspetto, nel senso che io prima alcuni junket, che sono le interviste video one to one o quello che è, italiane, non potevo farle, perché giustamente, a meno che in casi molto rari, li facevo telefoniche. Questo invece mi ha dato modo di partecipare anche a dei junket italiani, cioè Lilo e Greg ieri, e quindi da una parte mi agevola, perché posso fare più cose, è normale che sia così. Dall'altra c'è questa componente che manca completamente, che è l'aspetto umano, l'interazione, la battuta, la cosa che si crea al momento, che comunque ti aiuta tantissimo, perché ricordiamo 2-5 minuti per fare le tue domande, stargli simpatico e riuscire a portare a casa un'intervista carina. Però potrebbe diventare, secondo me, il 70% di questo lavoro, perché è tutto molto più comodo. Vedremo. Comodo, sì. Instagram, ho appena scoperto che parte un countdown, quindi siamo arrivati proprio alla fine. Mi dispiace Sonia, rimarrei ore e ore. Appena iniziata questa live ci hanno anche chiesto che fine avevamo fatto questa settimana. Chiedo scusa, è stata colpa, di tutte e due. Chi ci ha avuto le interviste? Io ho dovuto registrare e montare urgentemente un nuovo podcast che arriverà sabato, quindi poi lo troverete linkato, guardatevelo, perché è dedicato allo Star Wars turco ed è bellissimo. Cercheremo di esserci di più la prossima settimana. Per voi spettatori del futuro è già online il podcast. È già, sì, oltretutto è vero, tu che ci stai guardando il sabato, è già online il podcast, lo trovi su canale, su Spotify, lo trovi un po' ovunque. Sonia, grazie. Ciao, buon qualsiasi maggio, cosa. Filippo. Grazie, buon primo maggio anche a te, buon sabato e qualsiasi cosa. Ciao a tutti, godetevi sto ponte, anche se è così, e poi dalla prossima settimana dovremo essere un po' più liberi. Ciao, alla prossima.